Bene, sono felice di farvi vedere le mie palette occhi e le mie matite occhi, i miei correttori. Io non ho tanti, tanti trucchi, ecco, però io li considero pochi, ma buoni. Ho regalato tante palette perché le utilizzavo poco, perché comunque sono aperte, non mi va di farle andare a male senza utilizzarle. E le palette che uso sono sempre le stesse, ve le faccio vedere. Intanto partiamo dai correttori, che comunque il correttore è quello che va messo. Io me lo metto prima di truccarmi gli occhi. Allora, i miei correttori sono uno di MAC, che non vedo l'ora di finire perché la colorazione per me è troppo chiara, non sono stata seguita bene dalla commessa, secondo me. È lo Studio Fix 24 ore Smooth Wear Concealer. La colorazione io sinceramente non la vedo più perché è sbiadita. Comunque è un colore veramente troppo chiaro, quei colori troppo chiari che poi danno quell'effetto un po' grigio sull'occhio. È un correttore che secondo me oltretutto secca parecchio il contorno occhi, quindi io non lo consiglio. L'ho quasi finito perché lo uso. L'altro correttore che uso e che mi piace sempre, che compro e ricompro, è di Bourjois. È il numero 52 nella colorazione medium. Lui è un correttore antifatica alle vitamine. È un correttore che rimane piuttosto leggero. È sul beige. È una crema molto leggera, idratante, non secca, non va nelle pieghe, è molto naturale. Sì, è stratificabile, ma come nei fondotinta, io, anche se si vedono armoniosamente dei difetti di pelle, non me ne fa un problema. Il più bel correttore che potevo acquistare è il La Mask. Il La Mask 1/2. Correttore fantastico, è un correttore con una leggera colorazione pescata, è un beige pesca, si preleva con un click, è leggero, coprente, levigante, non segna le rughe, leviga proprio la zona sottostante, bellissimo, bellissimo il La Mask. Poi, allora, come primer, sono tanti anni che io compro e ricompro Sensai primer occhi. E perché? Perché questo primer non è solo un primer che toglie un po' la colorazione delle venuzze, ma è anche un correttivo, diciamo che è un curativo per la palpebra, quindi è un prodotto che a me piace sempre tanto, compro e ricompro. Allora, le mie palette preferite, quelle che uso praticamente sempre, tutti i giorni, sono quelle palette dai colori cosiddetti banali, perché a me piacciono le colorazioni naturali, marroncine, rosate. Io do molta importanza sempre alla matita all'interno dell'occhio, all'esterno dell'occhio, nera o marrone scuro. Allora, la prima è di Estée Lauder, è questa qui, la Golden Nude, che sono un po' di anni che l'ho acquistata. Le colorazioni sono queste, come vedete la uso parecchio, marroncini, bronzati, rosati, dorati. Bellissima. Ed è tutto, sono tutte colori brillanti, satinati, all'infuori degli ultimi due che sono un marrone più caramellato, io lo chiamo caramellato, e l'altro un marrone più scuro. Scrivenza ottima, come vedete, e gli altri sono, vi faccio vedere un pochino i chiari, ma sono spettacolari, spettacolari. È una palette veramente meravigliosa. Provo a fare come fanno le super. I colori matte si vedono tantissimo. Io sono anche munita di salviettine, ne prendo subito una. Poi,
Palette, allora, a me era piaciuta tantissimo una palette che avevo visto usare da Mr. Daniel Makeup, che l'ha utilizzata sull'estetista cinica, è la Morning Java di Clinique, bellissima, mi piace tantissimo, le colorazioni sono quelle che uso io, marrone, dorato. Bellissima questa colorazione. Le polveri di Clinique non fanno fallout, si sfumano molto bene, ma è una polvere abbastanza spessa che si sente. Ma bellissimo, bellissimo prodotto. L'altra che vi faccio vedere è la mitica Pillow Talk di Charlotte Tilbury, usata parecchio. Sfuma benissimo, i colori si sfumano benissimo. Qui abbiamo quasi il buco, rimane naturale, bella, luminosa, bellissima, bellissima. L'altra palettina che vi voglio far vedere è di Dior, i 5 colori di Dior. È quella che ho su oggi. Allora, Dior, il concetto di Dior l'ho capito col tempo. Allora, ci sono palette di Dior che hanno una pigmentazione molto forte, molto colorata. Quelle che piacciono a me di Dior sono quelle che non hanno delle colorazioni troppo forti, cioè sono quelle palette che danno un trucco elegante. Questa è la 647 Undress. Vi faccio vedere i colori. E sono questi, è bellissima, bellissima. Abbiamo un pesca, un panna e tre marroncini meravigliosi. È veramente molto bella. Scrivenza, pigmentazione non esagerata, ma perché punta all'eleganza, Dior. Però bellissime polveri, molto leggere, molto sottili. Bellissimo effetto, no fallout, bellissima. L'altra che vi faccio vedere è di Shiseido. Questa qui è la Miyuki Street Nude 01. Eccola qua. Questa è una palettina di nuovo di colori molto naturali. Viene un bellissimo trucco anche con questa. Questa qui è molto polverosa, ma una volta che la si stende sull'occhio non cade qui sotto la polvere. È bellissima, bellissima. Oltretutto sono colori che durano veramente tante ore addosso. Mi trucco la mattina presto e la sera io ho ancora il trucco come appena fatto. Matitoni che mi piacciono tanto sono questi tre. Uno è di Charlotte Tilbury, gli altri due sono di Shiseido. Tendo ad usarli nella parte sotto dell'occhio e sono un marrone che è Tea House 01. Il Azuki Red 04 e quello di Charlotte Tilbury è il Color Camelon Bronze Garnet. Vi faccio vedere. Questo è quello di Charlotte Tilbury. Poi il marrone di Shiseido è meraviglioso perché è un opaco. E questo di Shiseido che dà sul rosso prugna è meraviglioso. Nella parte sotto dell'occhio, magari nell'angolo esterno, dà veramente un tocco di colore bellissimo, soprattutto se avete gli occhi verdi, fa uscire il verde dell'occhio. Le mie matite occhi preferite nere sono la Pixie, perché è una matita che si sfuma bene, dura abbastanza dentro l'occhio. Sempre il top dei top per me, la 24 ore di Deborah Waterproof, questa qui che mi lascia sempre a un certo punto del trucco.
Un mito per me è la Double Wear di Estée Lauder, perché questa resta molto di più dentro all'occhio, si riesce a sfumare bene fuori, dura tanto perché è una temperabile, bellissima, un bellissimo nero. Bella anche la Wave Makeup, che ve l'ho fatta vedere anche in un altro video. Sono molto belle anche le colorate di Pixi. Cosa c'è qui? C'è una marroncina. Una gialla, che devo dire la verità, questa gialla io non la utilizzo molto spesso, e una rossiccia che dovrei farci la punta. Sono queste tre qua. Sono bellissime anche queste, io le utilizzo sotto, nella rima sotto. Io qua ho un flop clamoroso, io questa palette l'ho comprata un po' di anni fa e non riesco a utilizzarla, o meglio, la utilizzo, la provo a usare, ma è la palette più cara, più costosa, più inutile che io potessi mai comprare. È la By Terry 01 Smoky Nude. Allora, prima di tutto fa un fallout che non vi dico. I colori sono questi, come vedete il marroncino ha quasi un buco all'interno, sono colori che non scrivono, non scrivono. Io provo anche a metterne più prodotto, ma poi una volta applicato, non so se vedete, viene via a pezzi, si stacca a pezzi sull'occhio. Io non so se ho preso una palette che era andata male, non so se è proprio così. Comunque, se anche voi avete questa palette, siccome ho visto tanti video che la utilizzavano, i colori scrivevano, ditemelo. Perché io non posso consigliare una palette che costa così tanto e darla o non darla è la stessa cosa, perché i colori non scrivono, sono polverosi, se facciamo un doppio strato, si agglomera la polvere e cade, cioè è una cosa pessima, pessima veramente. Spero che questo video vi sia piaciuto, che vi abbia dato qualche idea e vi auguro una buona giornata. Ciao!